Benvenuto a TGSA di mercoledì 12 settembre. Polizze assicurative false. La Guardia di Finanza individua un centro di smistamento e denunciato un responsabile. I militari del secondo nucleo operativo del gruppo di Salerno hanno sottoposto a controllo un autocarro ed il suo conducente che erano sbarcati dalla motonave Catania proveniente dalla Tunisia. Nel corso del controllo documentare, il conducente dell'autocarro, un cittadino italiano residente nel napoletano, esibiva un tagliando assicurativo che destava nei verbalizzanti perplessità circa la sua autenticità. Le immediate verifiche attuate consentivano di accertare che i documenti erano stati falsificati. Sulla base di alcune dichiarazioni fornite dal conducente del veicolo, sono state effettuate due perquisizioni a Napoli, presso l'abitazione e gli uffici di un incaricato assicurativo, nel corso delle quali sono stati individuati altri 15 certificati assicurativi contraffatti, uguali a quelli individuati a bordo del camion. Pertanto è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Napoli un responsabile. Battipaglia, un arresto per spaccio di eroina. Nella tarda serata di ieri a Battipaglia, i carabinieri erano tratti in arresto nella flagranza del reato di cessione di sostanza stupefacente BC, incensurato battipagliese di 23 anni, disoccupato. Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri mentre a bordo di una bicicletta si accostava ad un'auto per possedere tre dosi di eroina ed altrettanti acquirenti. Le successive perquisizioni domiciliari ha consentito di rinvenire sul balcone dell'abitazione due rigogliose piante di cannabis indica, alte rispettivamente 130 e 90 centimetri. I tre acquirenti, tutti di Eboli, sono stati segnalati alla prefettura di Salerno. Maltempo, in arrivo temporali nel weekend. Ondata di maltempo in vista anche per la Campania. Lo annuncia Antonio Sanò, direttore del Meteo.it. Il vortice Medea manterrà freddo e piogge anche intense sul centro-sud tra giovedì e venerdì. Secondo Sanò, veri e propri nubifragi colpiranno il Cilento, la Calabria tirrenica e anche la Puglia. Sabato sono ancora attese delle piogge, mentre si preannuncia una domenica soleggiata e fresca sui 25 gradi. Protezione civile, Pirro, approvazione regolamento, strumento importante per il territorio. L'approvazione del regolamento provinciale rappresenta un importante passo in avanti per la guida. Protezione civile, Pirro, approvazione del regolamento, uno strumento importante per il territorio. L'approvazione del regolamento provinciale rappresenta un importante passo in avanti per l'adeguamento del sistema di protezione civile, poiché disciplina l'istituzione, la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei settori degli uffici in caso di calamità. Lo ha dichiarato l'assessore alla protezione civile, Attilio Pirro. Raccolta differenziata a Battipaglia, venerdì conferenza stampa. Venerdì alle ore 10.30 si terrà nell'aula conferenze stampa del comune di Battipaglia una conferenza sul tema raccolta differenziata, estensione su tutto il territorio e dati raccolti al 31 agosto 2012. Interverranno Fabio Costarella, delegato Area Sud CONAI, il delegato all'ambiente del comune di Battipaglia Antonio Amatucci e il sindaco di Battipaglia Giovanni Santomauro. Sala Conselina, 3 anni di opere pubbliche, parla l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale di Sala Consilina indice una conferenza stampa per il 19 di settembre alle ore 9.30 presso l'Aura Consiliare, durante la quale sarà presentato il filmato che riassume lo stato delle opere pubbliche dopo 3 anni di mandato. Il filmato, contenuto in un DVD, è stato prodotto dall'assessore ai lavori pubblici Francesco Cavallone e all'assessore all'informazione Vincenzo Garofalo. Mini Basket Battipaglia, concluso il ritiro di Roccaraso. Chiuso con soddisfazione il ritiro di Roccaraso per il mini basket Battipaglia che non ha perso tempo ed è già tornato al lavoro. Solo 24 ore di totale relax prima di tornare al Palazzoli per riprendere gli allenamenti. La squadra, per quasi 2 ore, ha svolto la parte atletica con il professor Ciardi. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo attento del dirigente Gerardo D'Angelo, sempre più punto di riferimento per la squadra, insieme al team manager Pierri. Agropoli, settembre culturale. Giovedì Cinzia Tani, ospite della rassegna letteraria. Nuovo appuntamento per la quinta edizione del Settembre Culturale al Castello, in corso di svolgimento al Castello Angioina Aragonese di Agropoli. Domani, giovedì 13 settembre alle ore 19, ospite della rassegna letteraria sarà la giornalista e scrittrice Cinzia Tani, che, introdotta dalla giornalista Elena Emanuela Ferraro, presenterà il libro Il bacio della Dionea. Per approfondimenti e altre notizie, consulta le relative sezioni su www.dargatosa.it.